Allora, dunque, buongiorno a tutti e andiamo avanti con un argomento sicuramente complesso e difficile da restringere in poche battute. La definizione delle lesioni intrassiali è abbastanza ovvia, tutto quello che c'è all'interno del parenchima e alcune lesioni nel sistema ventricolare. E ci ricolleghiamo a quello che ha detto il dottor Gambacorta nell'ambito della relativa rarità di queste lesioni e della complessità degli istotipi e anche della complessità nel poter formulare una diagnostica differenziale, tale per cui la neuroradiologia riveste un ruolo piuttosto importante nel tentativo di caratterizzazione, che è quello che cercheremo di vedere. Negli adulti sappiamo che i 2/3 delle lesioni sono primitive, 1/3 metastatiche, i 3/4 di queste sono sopratentoriali, a differenza di quello che accade nella patologia pediatrica, dove quasi la metà è localizzata al di sotto nella fossa cranica posteriore. Tra i primitivi riconosciamo sicuramente una maggioranza dei gliomi seguiti a ruota dagli altri tipi cellulari. Nell'ambito dei metastatici, il polmone seguito dalla mammella e dai tumori gastrointestinali e melanomi sono le lesioni più frequenti. La classificazione del WHO, la World Health Organization, ve l'ha già fatta vedere il dottor Gambacorta. Ci interessiamo dei tumori neuroepiteliali e nell'ambito dei tumori neuroepiteliali soprattutto delle lesioni propriamente neurogliali, divise in tumori propriamente astrocitari, stipite oligodendrocitario e ependimale. Nell'ambito delle lesioni cerebrali degli adulti, i 2/3 delle lesioni intrassiali sono primitive, come abbiamo detto, il 50% sono gliomi, quindi i gliomi rappresentano un po' un archetipo del tipo di tumori cerebrali, sia per frequenza che per storia naturale, e quindi da qui deriva la necessità di effettuare un inquadramento il più possibile preciso nell'ambito di queste forme, delle diverse forme. Possiamo ancora dividerli, anzi dobbiamo farlo, nelle lesioni veramente circoscritte, il grado 1 della classificazione WHO, delle quali il più importante è sicuramente l'astrocitoma pilocitico, seguito da alcune altre forme più rare e con andamento benigno, dove per benigno intendiamo una resicabilità e una curabilità con l'uso esclusivo della chirurgia, dalle lesioni diffuse o infiltranti di secondo grado, l'astrocitoma fibrillare, il terzo grado anaplastico e poi le forme veramente aggressive come il glioblastoma nelle sue varianti e la gliomatosi. Qual è il procedimento logico della diagnostica per immagini nello studio di queste lesioni? Ovviamente il riconoscimento del tessuto patologico, la ricerca dei segni di massa, la localizzazione intra o extrassiale. Avete già visto nella precedente presentazione che questo può non essere sempre semplice, la valutazione delle modalità di crescita e la caratterizzazione, e infine l'esclusione di altro tipo di patologia. Noi ci basiamo evidentemente soprattutto sulla risonanza magnetica, e questo è ovviamente acclarato, che appoggia la sua precisione sulla sensibilità delle immagini pesate in T2, nelle quali quasi tutti i tessuti patologici hanno un riscontro di iperintensità. Nell'ambito delle modalità di crescita, la principale differenziazione è tra la crescita di tipo espansivo, come in questo caso, un oxantastrocitoma pleomorfo con margini abbastanza netti e dislocazione delle strutture corticali, da quest'altro caso, un astrocitoma diffuso di grado 3, in cui vedete che l'estensione va dalla regione immediatamente sottocorticale al sistema ventricolare con intensità di segnale disomogenea e soprattutto margini estremamente sfumati, indice di atteggiamento infiltrativo. Dal punto di vista della caratterizzazione RM, quindi basandoci sul segnale in T2, noi possiamo fare una differenziazione tra le lesioni che hanno una relativa riduzione di segnale nelle immagini pesate in T2, che è indice di un'elevata cellularità e di un altrettanto elevato rapporto nucleocitoplasmatico, e inoltre di presenza di mucoproteine o di sostanze paramagnetiche che tendono ad abbassare il segnale, rispetto alle lesioni dove il segnale è francamente aumentato, e in questo caso parleremo di una scarsa cellularità e di struttura microcistica. Inoltre, le caratteristiche di enhancement dopo mezzo di contrasto, che come vedremo sono abbastanza complesse nella interpretazione attuale e non più univoche nella interpretazione e nel giudizio di lesione, e che rappresentano ovviamente l'alterazione della barriera ematoencefalica, oltre a quell'altro che vedete. Ecco due rapidissimi esempi, un astrocitoma pilocitico. A fronte di questo aspetto istologico, riconosciamo una lesione con un segnale omogeneo
iperintensa a margini netti e un segnale estremamente iperintenso in T2, laddove invece nel caso di questo medulloblastoma con diciamo esordio già metastatico locale, pluricentrico, vediamo la netta diciamo riduzione relativa del segnale, che è praticamente uguale a quello della cortice, si differenzia da ciò che gli sta attorno solo per l'edema generato. Una parola a parte per il glioblastoma multiforme nelle sue varianti, perché? Perché rappresenta il 50% di tutti i gliomi e il 25% di tutti i tumori primitivi. Può nascere, come avete già visto, sia ex novo che per un'evoluzione anaplastica di un tumore di minore aggressività, con una sopravvivenza media che è, e anche questo l'avete già visto, inferiore ai 12 mesi. Si tratta di una lesione dal punto di vista della riconoscibilità neuroradiologica macroscopicamente eterogenea, perché abbiamo all'interno necrosi, frequentemente presenza di emorragie e di alterazioni della vascolarizzazione che ci permettono una relativamente facile caratterizzazione. Quali sono, come abbiamo visto, le regole generali dell'enhancement in neuroradiologia? Sappiamo che il comportamento è simile a quello del mezzo di contrasto iodato e che dipende appunto dalla presenza e o dalla integrità della barriera ematoencefalica, e questo vale sia nell'ambito encefalico che ovviamente del midollo spinale in tutto il sistema nervoso centrale. Uno schema del tipo di struttura capillare all'interno del cervello, e quindi l'entità dell'enhancement dipende dalla concentrazione nello spazio interstiziale, mentre è molto minore il contributo della vascolarizzazione nelle immagini diciamo morfologiche e dell'ampiezza dello spazio extracellulare. Teniamo presente che proprio per questi motivi un'acquisizione tardiva delle immagini dopo mezzo di contrasto ci offre la migliore possibilità di individuarne la presenza ed eventualmente l'estensione. Questi dati oggi tuttavia devono essere integrati nell'ambito di una valutazione più ampia che coinvolge sia le immagini morfologiche pesate in T2, eventualmente in T2 star, che negli studi di diffusione e soprattutto sulla perfusione, dove il primo passaggio a bolo del bolo di contrasto nella lesione ci può dare delle preziose indicazioni sulla natura del tumore stesso. Diciamo quindi che il contrasto è sicuramente obbligatorio in tutti i casi in cui si sospetti o si abbia la sicurezza della presenza di un tumore endocranico, e che la sua presenza non è di per sé un indicatore di benignità o malignità. La troviamo sia in tumori molto aggressivi che nelle forme benigne. Le dimensioni di un tumore non possono essere valutate oggi con la valutazione dell'estensione dell'enhancement. I margini del tumore non sono rappresentati dall'estensione della presa di contrasto, e invece, come già detto, ci dobbiamo basare molto sulle immagini pesate in T2. Le ultime scansioni sono le migliori, e teniamo a mente che anche in caso di lesioni benigne o di lesioni maligne, come per esempio i linfomi, l'enhancement può fluttuare nel tempo indipendentemente dalla terapia. Ecco un caso di una lesione della linea mediana in cui un primo esame del 2006 non faceva vedere alterazioni e né prese di contrasto. Un secondo studio nel 2007 ha evidenziato due spot di franca impregnazione, mentre il controllo nel 2008 ci fa vedere che questi due spot sono spariti in assenza di terapia. Quindi la valutazione delle lesioni intracraniche, diciamo come la possiamo definire oggi allo stato dell'arte, e può essere diciamo schematizzata in questo modo: con la risonanza magnetica morfologica tomografica noi cerchiamo una caratterizzazione macroscopica con la evidenziazione di formazioni cistiche, di emorragie, di calcificazioni, eccetera, mentre dall'insieme dell'analisi morfologica e delle sequenze avanzate di diffusione e perfusione raccogliamo informazioni microscopiche istologiche sul tipo di cellularità, sulle alterazioni di tipo desmoplastico, la presenza di emosiderina, le alterazioni della barriera ematoencefalica e soprattutto la neoangiogenesi. Meno efficace è la valutazione spettroscopica, che da sempre ci gira attorno, ma che continua a non fornire informazioni realmente specifiche. Un caso, una risonanza magnetica morfologica, un glioblastoma multiforme, abbastanza tipico, ne riconosciamo
i caratteri rappresentati dall'enhancement periferico piuttosto intenso, dalla necrosi centrale, dalla bassa intensità di segnale nelle immagini pesate in T2, nelle aree diciamo parenchimali, testimonianza di una elevata cellularità. Attenzione, ovviamente, non sempre le cose sono quello che sembrano, anche in questo caso la valutazione morfologica poteva indirizzare verso una lesione similare, vedete le caratteristiche sono molto molto simili, se non per il fatto che questa voluminosa lesione con aspetto molto aggressivo non determina nessun tipo di aggressione, di infiltrazione del corpo calloso. E infatti si trattava di un non frequente astrocitoma pilocitico, diciamo, sopratentoriale, che simulava un glioblastoma. Nell'ambito del tentativo di caratterizzazione abbiamo le sequenze di diffusione che ci aiutano a capire come in questo astrocitoma diffuso la presenza di alcuni spot di iperintensità e quindi di diffusione ristretta coincidenti con l'enhancement dopo somministrazione di gadolinio e con queste piccole aree di relativa ipointensità sono indice di una di aree di mutata cellularità, di aumentata cellularità e quindi di una lesione, come diceva prima il dottor Gambacorta, in cui vi sono degli spot sicuramente anaplastici. In quest'altro caso i quesiti sono due: il primo è la caratterizzazione della lesione e il secondo, vista la localizzazione, è nell'ambito di un trattamento neurochirurgico quali potessero essere i rapporti con il fascio corticospinale. Le immagini di suscettibilità magnetica ci evidenziano la presenza di depositi di pigmenti siderinici, l'enhancement è abbastanza tipico con necrosi centrale, il segnale è basso, la spettroscopia ci dà una, diciamo, dei risultati classificabili come lesione neoplastica, ma questo più o meno l'avevamo già capito, con una riduzione del picco dell'N-acetilaspartato e l'inversione dei rapporti tra la colina, la creatina e l'N-acetilaspartato. Ma sicuramente lo studio di perfusione, vedete la differenza notevole del grafico, testimonianza dell'aumento del passaggio del mezzo di contrasto e quindi della vascolarizzazione all'interno del tumore rispetto al controllato sano, che ha consentito di supporre una diagnosi di glioblastoma. Per quanto riguarda l'altro quesito, l'utilizzo del tensore di diffusione della trattografia ha consentito in questo caso di determinare, come vedete, una notevole differenza di spessore del fascio corticospinale rispetto al controllato, che è anche dislocato notevolmente dal tumore, presumibilmente in parte infiltrato. Passiamo quindi ad un altro tipo di quesito, un topic abbastanza importante, cioè la differenziazione tra le lesioni di grado 2 rispetto al grado 3. Perché? Perché da questo dipende una differenza nell'approccio terapeutico, in quanto le lesioni di grado 2 hanno una migliore possibilità di essere curate e hanno una tendenza alla malignizzazione molto molto più lenta nell'ambito degli anni e non dei mesi. Che cosa ci dice la neuropatologia? Che si tratta ovviamente di lesioni quasi costantemente infiltranti, eterogenee, con una tendenza alla progressione anaplastica che appunto può variare a seconda delle forme. Quali sono i reperti suggestivi dell'anaplasia? L'eterogeneità del segnale, come abbiamo visto, i margini sfumati, l'estensione nelle commissure o lungo i fasci della sostanza bianca, l'impregnazione irregolare dopo il mezzo di contrasto e la presenza di necrosi, la ricchezza vascolare e l'edema, mentre dal punto di vista delle sequenze non morfologiche, alla spettroscopia ovviamente l'elevato rapporto colina creatina e la presenza di lattato e lipidi per l'indicazione della necrosi, alla diffusione la restrizione, quindi l'iperintensità nelle immagini B1000 e la ipointensità nelle mappe ADC e l'aumento del CBV nelle sequenze di perfusione. Due casi che, come vedete, si assomigliano assai. Lesioni temporali, iperintense, senza enhancement. La prima, vediamo che la sequenza di suscettibilità magnetica non ci indica particolare presenza di pigmenti siderinici di depositi, l'enhancement è assente, la spettroscopia non ci dà dati di particolare specificità, ma è sicuramente in questo caso la perfusione, con, vedete, la differenza del picco di contrasto rispetto agli altri punti di valutazione, che
ha suggerito la diagnosi di un oligoastrocitoma, di un astrocitoma anaplastico, che poi si è confermata all'istologia come un oligoastrocitoma di grado 3 senza enhancement completamente. Per converso, l'altra lesione del tutto simile dal punto di vista diciamo morfologico, l'analisi di perfusione non ha dato sostanziali differenze rispetto al controllato sano e la diagnosi finale all'intervento era di astrocitoma di grado 2. Diciamo comunque che con le immagini morfologiche rimane difficile la diagnostica differenziale, come abbiamo visto, che può anche essere intesa appunto come un tentativo non solo di fare questa diagnostica, ma anche di prevedere l'evoluzione anaplastica e la rapida crescita di gliomi anche in assenza di contrast enhancement. La perfusione è sicuramente la tecnica attuale più promettente con la valutazione dell'aumento del CBV. Probabilmente, questo è un caso come vedete piuttosto datato, sarebbe forse stato possibile formulare una predizione migliore sulla evoluzione di questa lesione diffusa con caratteristiche sicuramente non espansive ma infiltrative, che dopo una sostanziale stabilità per 2 anni, a maggio del 1998 vedete che tutto quello che si vedeva era un modestissimo enhancement in questa zona, nel giro di 3 mesi, 2 mesi anzi, è passata a questo livello con l'esplosione letterale di un enorme glioblastoma. Ancora tra gli scopi del neuroradiologo abbiamo il bilancio di estensione e la valutazione del rischio nell'ambito dell'accesso neurochirurgico. Questo tipo di diagnostica è frequentemente fatta spalla a spalla con i colleghi della neurochirurgia, che pretendono sempre più spesso indicazioni sempre più precise. Come in questo caso, una donna giovane con una crisi unica comiziale nel puerperio, l'esame neurologico è normale, una grossolana lesione nella regione temporo-insulare che all'esame morfologico iniziale sembrava multicentrica, come vedete con questi spot sfumati di potenziamento di iperintensità di segnale nelle immagini FLIR anche in sede sopraventricolare e parafalcale. In questo caso la semplice analisi multiplanare con le sequenze sagittali T2 non frequentemente utilizzate ci ha permesso di valutare l'estensione attraverso il fascicolo uncinato nel giro del cingolo di questo astrocitoma di grado 3. In quest'altro caso una piccola lesione con caratteristiche aggressive, un piccolo glioblastoma, è stata valutata con tecniche funzionali, vista la localizzazione, per mettere il neurochirurgo nella possibilità di definire la possibilità appunto e il tipo di intervento con la localizzazione delle aree della parola e mediante tecniche di centraggio stereotassico, in questo caso con il neuronavigatore, hanno permesso una resezione precisa della lesione di questo paziente che per sua fortuna è tuttora sopravvivente a 4 anni dall'intervento. Concludiamo quindi questa necessariamente veloce carrellata dicendo che la semeiotica dei tumori intrassiali dipende direttamente dall'anatomia e dalla fisiologia del compartimento endocranico. Il procedimento logico, come abbiamo visto, deve portarci all'utilizzo volta per volta delle informazioni che ormai sono abbastanza numerose, che soprattutto la risonanza magnetica ci fornisce, tener presente che cosa ci aggiunge il mezzo di contrasto dal punto di vista morfologico. Chiaramente questo discorso che io ho fatto vale per le lesioni primitive, mentre per quanto riguarda le metastasi il mezzo di contrasto ha un'affidabilità sicuramente maggiore ed è molto spesso in grado, l'unica sequenza in grado di rilevare piccole lesioni. L'integrazione delle tecniche convenzionali morfologiche e funzionali appunto aumenta la possibilità della neuroradiologia nella valutazione di queste lesioni e soprattutto nella caratterizzazione. E quindi queste sequenze in realtà dovrebbero essere adoperate in tutti quei casi in cui ci veniamo a trovare di fronte ad un espanso intracranico primitivo. Ho finito e vi ringrazio. Grazie.